Ciao a tutti ragazzi, live dal rooftop, sono Francesco, in questo canale si parla di finanza personale, azioni e criptovalute, ma oggi voglio parlare di un argomento un po' più ampio. Parliamo di motivazione di un imprenditore friulano, perché appunto si può definire un imprenditore friulano. Parliamo di un ragazzo che ha cambiato la sua vita in soli 3 anni, solo con la sua forza di volontà. Al di là di ogni cosa mi sembrava interessante portarlo, ero l'altro giorno su Instagram che scorrevo, guardavo le storie e ho visto dei post che metteva, delle descrizioni, delle foto, era un Q&A in questo caso all'influencer. Ed era molto interessante i ragionamenti che portava, eccetera. Ho detto devo intervistarlo, soprattutto perché ha raggiunto importanti risultati quest'anno. Siamo su un attico, appunto, l'ufficio è, diciamo, in centro a Udine, quindi mi premeva fare questa intervista a Luca Romanutti. Siamo qua con Luca Romanutti. Ciao ragazzi. Chi è Luca? Chi è Luca Romanutti e cosa fa Luca Romanutti? Allora, perché dovrebbero seguire questo podcast e non andare a casa e andare a vedere Ciccio Gamer? No, vi conviene andare a guardare Ciccio Gamer, no, scherzo. No, anche secondo me. Cioè, comunque... No, allora io sono un ragazzo, come hai detto, friulano, 22 anni. Sì, negli ultimi 3 anni la mia vita è cambiata molto. Sono un imprenditore digitale, a tutti gli effetti. Adesso... Come Chiara Ferragni. Sì, più o meno. No, scherzo. Non sono un influencer, anche se lavoro molto bene col mio profilo Instagram. Non per i numeri, ma per la fidelizzazione che... fortunatamente sono riuscito a creare col mio pubblico. Io adesso attivo 3 aziende, una è un'agenzia di marketing con cui lavoro con aziende americane un po' sparse per tutto il mondo, anche italiane, Freelancers, che questa è la sede di Freelancers, che è un'agenzia, è una rete di freelancer del Friuli Venezia Giulia, non è un'agenzia, diverso, e poi un info business, quindi un business di consulenza in cui insegno alle persone come diventare freelancer e sostanzialmente fare quello che ho fatto io. Diciamo che la cosa interessante secondo me è che la maggior parte delle persone considera queste 3 attività, cioè il tutto e il niente. Cioè, okay, da quello che io sento parlare con le persone quando gli dico fa questo, fa quello, tutti dicono ma effettivamente di cosa si tratta questa attività? E la cosa interessante è appunto che secondo me non è più difficile spiegare che attività tu fai piuttosto che vedere dell'attività stessa. Dell'attività stessa, nel senso che di dimostrare i risultati, cioè quando l'attività funziona, quando le persone che fanno la consulenza da te poi riescono a realizzare i loro risultati in termini economici. Allora, okay, secondo me una cosa interessante era proprio la differenza tra il tuo percorso e quello che invece è proposto sul web. Che ne so, io guardo un Big Luca, ad esempio, prendiamo il nome più grosso, io lo seguo Big Luca, non mi trovo d'accordo su tante cose che dice, mi trovo d'accordo su altre, semplicemente però lui cosa fa? Ti vende un corso, paghi 2000 euro, poi chiaramente se tu gli chiedi il rimborso lui anche te lo dà, eccetera, però non garantisce nulla. Cioè, mm-hmm, deve venire da te poi il risultato. Invece, da quello che ho visto io di te, poi perdonami se sbaglio, tu hai un percorso di affiancamento proprio, cioè tu segui la persona nel suo aspetto marketing per la sua azienda, nell'aspetto digitale per il suo profilo social, eccetera, e aiuti questa persona a portare, a fare un passo avanti e portare un risultato. Quindi non dico a ripagarsi i soldi che ha investito con te, ma almeno a cercare di capire il perché è stata fatta questa cosa e non semplicemente dargli il PDF o dargli il videocorso e basta. Ed è una differenza secondo me abbastanza sostanziale rispetto, sì, a quello che è proposto e a quello che è nella realtà. Sì, diciamo che magari l'offerta potrebbe essere anche simile a livello di, perché magari Big Luca potrebbe far uscire un videocorso su come diventare freelancer. Ciò che cambia è la delivery del servizio, quindi effettivamente come poi io e il mio team seguiamo le persone che acquistano i nostri percorsi. In questo caso il percorso è uno ed è quello, si chiama freelancer di successo, è per appunto trasformare persone che non hanno esperienza in diventare freelancer. E noi che cosa facciamo? Non è semplicemente un corso, ma è un vero e proprio affiancamento in cui praticamente portiamo la persona da zero fino a chiudere i suoi primi clienti. E l'obiettivo, diciamo, il primo obiettivo sarebbe quello di rifarsi l'investimento con noi, perché chiaramente essendo un percorso con un coach ufficiale dell'azienda, delle consulenze direttamente con me, più tutta la piattaforma di e-learning, quindi c'è una parte di video lezioni registrata, chiaramente una parte di worksheet, quindi tutta una parte pratica, oltre a quello c'è appunto l'affiancamento con noi che dura 3 mesi, perciò il costo chiaramente non è quello di un videocorso da 500-600 euro ovviamente, però appunto il nostro obiettivo è quello di far ottenere alle persone un ritorno sull'investimento di 2 volte maggiore rispetto a quello che hanno fatto con noi. Appunto per questo noi diamo una garanzia sul fatto che noi non lasciamo gli studenti andare dispersi, ma li seguiamo appunto finché non si rifanno l'investimento con noi. Soprattutto studenti collaborativi, perché se immagino uno è un cazzaro che si paga e pretende che si raddoppi l'investimento, a quel punto è meglio che vada a fare altro. Chiaramente, ma la cosa è appunto per questo
non voglio lavorare con chiunque. Infatti non è che una persona può andare all'interno di una landing page e acquistare il percorso, deve passare prima da degli step di qualificazione, appunto. C'è una vera e propria candidatura, un processo di candidatura. Infatti parlano prima con un membro del mio team, dopo si fa una call con il nostro sales coach e dopo da lì si decide se far entrare nel percorso o meno. Sì, questo mi ricorda anche una cosa che avevo sempre visto in un video di Big Luca, che lui spiegava che il problema di Andrew Tate era proprio il fatto che avesse messo un corso multilevel, quello che era, però a 50 euro. 50 euro rendi disponibile a qualsiasi subumano sulla faccia della terra la possibilità di accedere a quei contenuti, e quindi anche di dire che non valgono niente o di sputarci sopra senza magari comprenderli. Perché se si fa un corso a 20.000 euro, faccio un esempio, sicuramente chi lo comprerà sarà motivato prima di tutto, perché sicuramente non tutti hanno questa disponibilità, avrà soprattutto già fatto un bel background di esperienze, e poi soprattutto un difetto che si trova nel business di Tate era proprio che come si fa a gestire una rete di 120.000 clienti, come diceva lui, di millantare, mentre se tu hai 10 clienti, ipotizzo 100 clienti, adesso non so quanti tu ne abbia, però intendo, se tu ne hai pochi ma buoni è molto più facile, tra virgolette, perché devi dedicargli molto più tempo, però intendo il risultato è molto più facile da ottenere, perché puoi dare il 100% su ogni cliente capendo la sua nicchia. Diciamo che l'obiettivo con i nostri business è diverso. Il mio obiettivo è quello di riuscire effettivamente a far ottenere i risultati alle persone, e per questo c'è il percorso di affiancamento. Il business di Andrew Tate, che è una grandissima ispirazione, top G. Sì, non per tutto chiaramente, ma chiaro. Livello imprenditoriale fortissimo. Ma anche secondo me tante robe motivazionali. Non quando inizia a dire robe sulle donne, non quando inizia, che per il meme ci sta sempre, però ricordiamo sempre, meme, realtà. Quindi quando uno inizia a prendere sul serio certe cose, no. Però cioè, dal punto di vista imprenditoriale, certe frasi motivazionali, quelle frasi del fatto di rendere orgogliosi i propri avi, quelle cose lì, non sono cavolate secondo me. Cioè si è un po' persa quella mentalità di focalizzarsi sugli obiettivi in un certo modo. Quindi sì, sicuramente nella sua comunicazione è molto forte. Sì, è indubbiamente fortissimo, altrimenti non ne staremo parlando. Ma diciamo che, vabbè, Hustlers University, il percorso da 50 euro al mese, è un po', diciamo, il primo step di tutto un funnel di acquisto. Che una volta che uno entra in Hustlers University ha disponibili corsi base sull'affiliate marketing, ad esempio. Quindi il corso sull'affiliate marketing sostanzialmente è un corso per far fare affiliate marketing a quelli che sono all'interno, quindi per vendere ancora di più Hustlers, perché alla fine hanno, se non sbaglio, il 50% sui link affiliati. Sì, era anche la forza, era che la gente clippava i video, li metteva su TikTok, sì, con quello... in descrizione il loro codice sconto, sì. E a quel punto lui andava virale e riusciva a vendere altri pacchetti, proprio perché la gente vedeva questo, che diceva l'opposto di tutto quello che viene millantato da tutte quelle pagine rosa eccetera sul web. La gente ci si ritrovava magari, o comunque diceva cavolo, mi piace, no? Anche per il meme mi piace, così 50 euro chiunque ce li ha da buttare, anche per 5 amici, 10 euro a testa, andiamo a vedere cosa combina Tate. Sì, beh, la strategia sua è geniale. Sulla parte tecnica si potrebbe parlare ore, ed è incredibile quanto semplice sia e quanto è assurdo che nessuno l'abbia mai fatta prima. Effettivamente lui è la prima persona che ha portato l'affiliate marketing a questo livello qua, perché alla fine lui, con i 100.000 diciamo studenti che aveva al mese, ha un fatturato incredibile, sono 5 milioni al mese, se escludendo tutti gli upsell che fanno all'interno, perché già una volta che uno acquista quel percorso lì, poi per avere, che ne so, il percorso su come fare le Facebook Ads gli costa altri 500 euro. Poi una volta che uno ha già speso dei soldi, è molto più fidelizzato ed è più semplice che ti acquisti qualcos'altro. Sì, quello che sosteneva appunto Big Luca era che era impossibile gestire una rete del genere, come dice lui, da solo eccetera. Comunque, al di là di tutto, tornando a te, io mi ricordo 3 anni fa eravamo in palestra, stavo facendo un esercizio di T-bar, e mi ricordo che stavamo parlando della nostra vita. Tu lavoravi ancora da Decathlon, eri abbastanza preso male in quel periodo. Mi ricordo che eri il tipico ragazzo che inizia l'università, non sa bene dove sbattere la testa, inizia a lavorare e dice almeno qua lavoro, prendo dei soldi, mettiamo da parte l'università, facciamola più con calma, così. A un certo punto tu mi dici: mi sono licenziato, ho aperto partita IVA e niente, adesso inizio questa attività con l'agenzia di marketing. Tecnicamente, quanto è stato folle questa cosa? Ma in realtà, decisione migliore che potevo fare. Adesso ovviamente è facile dirlo. In realtà tecnicamente non mi sono licenziato, il contratto era scaduto dopo i 3 mesi, però era più bello diciamo che mi sono licenziato, perché è meglio a livello di storytelling. Ho abbandonato l'università, però sì, mi sono fatto la rinuncia agli studi. E qual era la domanda? No, cosa diresti al te di 3 anni fa, e soprattutto quanto questa cosa che all'inizio magari poteva essere considerata folle dai tuoi amici, genitori, fidanzata eccetera, quanto ti ha fatto crescere, cambiare, e soprattutto
soprattutto quanto sono cambiate anche le persone vicino a te, nel senso di frequentazioni, amicizie, eccetera. In questi, allora, cosa direi al me di 3 anni fa? Sicuramente, come prima cosa, l'overthinking era un problema, cioè pensavo troppo a cosa devo fare, come devo farlo, e effettivamente poi non agivo. Quindi sicuramente il fatto di pensare di meno e agire di più, qualcosa che mi direi, perché è un consiglio che onestamente nessuno mi ha mai dato nel momento in cui andavo a studiare, insomma, tutto quello che ho fatto adesso, e che mi ha un po' rallentato sicuramente. Scusa, la domanda era... Delle persone che frequentavi, ho visto nelle storie che hai messo che c'erano tante persone che hai scartato, tra virgolette, che le consideravi delle persone che ti rallentavano dal punto di vista, tipo hai parlato di una relazione tossica, hai parlato di amici che ti succhiavano via tempo ed energie. Mm-hmm. Quanto è stato importante fare questa scelta drastica? Perché ogni volta che qualcuno vuole cambiare, di solito cosa fa? Va a tagliarsi i capelli, cambia il guardaroba, cambia amicizie, cambia frequentazioni. Quanto è importante stato prendere, cambiare il look del passato, stravolgerlo e presentarti in pochi giorni con un piano, magari raffazzonato, perché comunque le idee ti venivano nel tempo. Però io mi ricordo ogni volta che ci rivedevamo a distanza di 3 mesi, quando tornavi da un viaggio all'altro in palestra, avevi sempre nuove cose che partivano, era una figata. Io invece ero, per dire, alle superiori, che tipicamente sono abbastanza statiche, perché la vita di un professore è abbastanza statica di per sé. La vita di uno studente alle superiori è statica, perché dici finisco questo, poi penso al futuro, eccetera. E pensando invece alla vita che ho adesso, un po' più, diciamo, improntata a fare questo, fare quell'altro, così, io vedevo te e dicevo cavolo, devo anch'io spingere in questo modo, perché cosa sto facendo? Sto imparando a memoria canti di Dante. Cosa sto facendo per il mio futuro esattamente, no? Che attività sto facendo? E secondo me, a me mi hai motivato, per dire, quella volta. Vedevo che ce la stavi facendo, una cosa che io, per dirti, quando mi hai detto ho aperto partita IVA, faccio marketing così, ho detto, boh, bella, cioè, cosa sta facendo, no? Così, se funziona bene, però, come sempre, c'è incertezza, chiaro. La gente non gioca con l'incertezza, la gente preferisce le cose semplici, ma però uscendo dalla tua zona di comfort sei cresciuto. E la domanda appunto è: quanto è importante stato tagliare certe cose, modificare certe abitudini? Sì, è fondamentale, fondamentale. Sicuramente, diciamo che la quarantena ha aiutato a creare delle distanze con determinate persone, e quindi lì mi è venuto anche abbastanza semplice, tra virgolette, isolarmi, come eravamo tutti alla fine, e concentrarmi su quello che stavo studiando, quello che volevo fare. È fondamentale, di fondamentale importanza sicuramente. Diciamo che il distacco non è che sono andato a dire alle persone guarda, bella, sì, non ci parliamo più, ciao, io faccio questa cosa qua, assolutamente no. È stata una cosa naturale, nel senso, non è che ho forzato io, parte vabbè con determinate persone che mi erano molto vicine, ho dovuto finire la relazione, ma in generale è stato un qualcosa di naturale. Io facevo le mie cose, lavoravo, non uscivo, semplicemente è andata così. E poi in questi 2 anni hai girato tanto, visto che sei stato in Portogallo, in Spagna, yes, sei stato da tante parti così, e hai conosciuto tante persone, tanti youtuber, tante persone che fanno il tuo lavoro. Qual è la differenza che ha Luca Romanutti rispetto a qualsiasi altro freelancer che si occupa di quello che fai tu? Nessuno, questo è bello. Nessuno, io non sono meglio di nessun altro, non è che sono più intelligente, più... Mi aspettavo la risposta da Hustler, cazzo. Era da pronto per la clip. No. Allora, sicuramente non sono più intelligente di nessun altro, non ho nulla in più degli altri, però sicuramente una caratteristica che probabilmente mi ha un po' differenziato da altri freelancer, sicuramente il fatto che lavoro tantissimo. Lavoro, quando dico di lavorare, effettivamente sto lavorando, e ad esempio durante i primi 3-4 mesi di quarantena io lavoravo anche 14-15 ore al giorno, mi alzavo alle 5 e mezza di mattina, 5 di mattina, cosa che adesso non faccio perché è una routine insostenibile con lo stile di vita che ho adesso, però in quel momento lì, il momento iniziale in cui dovevo ancora chiudere clienti, in cui dovevo far partire l'attività, eccetera, davo il 100%, ma veramente davo il 100%, mi alzavo la mattina prestissimo, fino alla sera, notte, lavoravo, quindi quella sicuramente è una caratteristica che mi ha contraddistinto a livello di risultati. Poi sicuramente un sacco di persone fanno lavoro, cioè si comportano in questo modo, però i risultati magari non li ottengono, oppure non sono così pubbliche con i loro risultati. Sicuramente anche l'attività che fai, essendo seguire la persona personalmente, che il cliente personalmente, implica che non è che puoi andare a sbocciare dompe durante la giornata, cioè se un cliente ha bisogno di te, tu devi stare come prima, sei stato un'ora in più rispetto, dovevamo vederci un'ora fa, siamo visti un'ora dopo perché il cliente necessitava, quindi comunque hai anche una tabella di marcia abbastanza variabile durante la giornata, e una giornata ti può durare, non so, 3 ore di lavoro, 3 chiamate, come 8 ore, 10 ore, può variare molto, no, anche la tua attività. Sì, diciamo che io sono molto dell'idea che i risultati dei miei clienti sono strettamente collegati ai miei risultati, quindi se io riesco a far ottenere risultati ai miei clienti, allora
di riflesso quei risultati impatteranno anche il mio fatturato, perché ad esempio chiaramente nell'info business, quindi nell'aiutare persone a diventare freelancer, è qualcosa che posso usare direttamente come leva per chiudere altre persone. Quindi ad esempio faccio vedere il caso studio di Simone, che tra l'altro è diventato il coach ufficiale dell'azienda adesso, che in un mese è riuscito a fare 4.500 euro con l'affiancamento ancora l'anno scorso. In un mese, partiva da zero, in un mese è riuscito a fare 4.500 euro. Ma che attività aveva? Agency. Ok. Quindi aiuta concessionari d'auto a aumentare il fatturato acquisendo più clienti. Io in un mese l'ho trasformato praticamente, partendo da zero, ha fatto questa somma qua in un mese. Sì, è stato bravo, si è impegnato un sacco. Posso utilizzare quel risultato come leva per chiudere altri studenti. Con le aziende è un processo un po' più lungo, perché chiaramente gli imprenditori non è che utilizzano Instagram per trovare fornitori di servizi. Quindi vado a creare un caso studio, quindi c'è tutto un altro un procedimento in cui vado a creare un documento che descriva i risultati, il lavoro che è stato fatto, e i risultati generati fanno sì che i miei clienti molto volentieri parlino di me a altri loro partner, altre aziende, e quindi questo aiuta molto il passaparola, che secondo me è una delle forme di marketing migliori. Siamo quasi alla fine. La mia domanda fondamentale adesso era la tua formazione, nel senso quanto hai investito in formazione, perché so che per avere queste skills che tu hai acquisito in, tra virgolette, anche poco tempo, tu non è che hai fatto un singolo investimento, tu nel tempo hai fatto diversi investimenti anche pesanti. Mi ricordo certi periodi che hai investito migliaia di euro in formazione di americani fondamentalmente. Quanto è stata importante questa formazione? Sfatiamo il mito che sono tutte truffe queste cose del web, o no? Cioè è stato fondamentale, oppure da solo hai acquisito più esperienza rispetto a quanto hai potuto ottenere comprando della formazione online? Allora, è fondamentale sicuramente. Senza tutti gli investimenti in mentori, in altri corsi, non otterrei i risultati che sto ottenendo adesso, sicuramente. Detto questo, online, su YouTube, tramite libri, ci sono un sacco di informazioni gratuite, però l'esperienza di una persona che ha già passato determinate situazioni, che ha già ottenuto i risultati che io a quel tempo volevo ottenere, è una cosa impareggiabile. Cioè non fai gli stessi errori. Esattamente, cioè impari un sacco di cose senza aver necessariamente dovuto commettere quegli errori per impararle. Interessante. Col tuo tipo di lavoro, questa è una mia curiosità, i fatturati sono crescenti, nel senso costanti, oppure sono fatturati a cascata, cioè arrivi a 1000, il mese dopo sei a 10.000. L'effetto affiliate di Tate, ad esempio, è stato un effetto a snowball. A un certo punto arrivava nella home di Instagram, di TikTok, di Facebook, sì, è diventato di virale. Tutti, la snowball di questi video, e la gente quindi andava a vedere chi è questo, il top hustler, top striker di YouTube Italia, ecco, esatto, di YouTube, di internet. Mentre l'effetto magari crescente è un effetto più alla Coca-Cola, nel senso che ogni anno guadagni 200 milioni in più, nel lungo periodo riesci a printare 10 volte di dividendi che printavi 20 anni prima. Questo è l'effetto, no? Ma allora diciamo che stiamo parlando di due modelli di business diversi. Quindi l'info business, che sarebbe la vendita di consulenze, la vendita di percorsi di affiancamento, è un business che è molto meno parlando a livello di fatturati, continuativo. Sono periodi dell'anno in cui hai degli spike, diciamo, quindi vendi un sacco di pacchetti, vendi un sacco di consulenze, e quello dipende molto da, ad esempio, il traffico che mi arriva sulla pagina Instagram, il traffico che riesco a far arrivare dalle ads, eccetera, eccetera. Mentre invece l'agency, quindi aiutare aziende ad acquisire clienti tramite servizi tipo Facebook Advertising, la creazione di un sistema di acquisizione clienti con commerciali, marketing organico, eccetera, eccetera, dopo 3 anni posso dire è un qualcosa che si costruisce man mano che si va avanti, col passaparola, con i risultati e ovviamente essendo delle gestioni mensili, quelli che si fanno con i clienti. Quindi io alla fine prendo, quando chiudo un cliente, il cliente mi paga tot soldi ogni mese per 3, 6, 12 mesi, anni, quello che è, e quindi diciamo che se uno riesce a chiudere 4-5 clienti al mese, quei clienti in realtà non è che valgono semplicemente quel mese lì, si fai, che ne so, 10.000 euro, dopo il mese dopo fai 10.000 euro, no, perché se tu chiudi clienti costantemente, sono tutti clienti da gestioni annuali, tu chiedi 10 clienti al mese, dopo 2 mesi hai duplicato il fatturato, dopo 3 mesi l'hai triplicato. Quindi sì, chiaramente non è facile, però, cioè sembra facile a parlare, no, perché no, stiamo parlando delle fatine. In verità io penso che convincere una persona che quello che tu gli dai come servizio funziona, soprattutto in Italia, perché magari in America sono più, o a Dubai sono più aperti su ste robe, ma qua in Italia convinci l'imprenditore friulano che deve usare Instagram, o convinci l'imprenditore friulano che deve avere un sito web. Cioè io penso, guardavo l'altro giorno un podcast, non so di chi è, te lo dico, però lui sosteneva che il 95% degli imprenditori italiani non hanno dei pizzaioli, si parlava, non hanno un sito. E quindi cosa differenzia questa pizza da quest'altra? Nulla. A Udine, ad esempio,
una cosa che secondo me è stata abbastanza devastante è stato l'impatto che ha avuto all'inizio quando aveva aperto lui Smith Experience, quello coi guanti, no? Loro avevano una pagina Instagram, nessun altro Udine aveva una pagina Instagram quando loro l'hanno aperta, che faceva ristorazione, no? E loro, solo il fatto che la gente li taggava quando si metteva i guanti, ma mangiava il panino che era un panino bello laido e corrotto, no? Così, solo questa cosa li ha fatti andare virali, e loro hanno fatto quella scelta che il 95% delle attività qua a Udine non fa, cioè di spingere sull'online almeno con un budget di un 10% del fatturato, anche meno, perché per quell'Instagram non penso che spendano così tanto, però l'idea, il fatto di avere i guanti, tutte queste cose qua ti rende instagrammabile, tutte queste cose secondo me aiuta. Questa cosa è difficile da spiegare a un imprenditore che magari ha 60 anni, 40 anni di attività, è sempre funzionato e pensa che funzionerà per i prossimi 10 anni, perché tanto dopo va in pensione. Allora, diciamo che in Italia il Covid, quindi la quarantena e tutto, ha accelerato tantissimo il processo di alfabetizzazione digitale delle aziende. Quindi io ho vissuto un po' la transizione. Prima era quasi impossibile nelle aziende, le piccole e medie aziende, far capire che il valore di quello che facevo perché non era un bisogno. Dopo il Covid e durante si sono resi conto che tutte le persone avevano gli occhi sui social, quindi è stato molto più semplice. Detto questo, tuttora c'è ancora molta diffidenza per certi versi in certi settori, però sempre di più io vedo che c'è l'interesse sempre crescente, quindi per chiunque voglia entrare in questo mercato come freelancer, come creare un'agenzia, è veramente uno dei momenti migliori secondo me, e questa è una finestra di ingresso che non durerà per sempre, perché è un mercato che si sta espandendo sempre di più, sì, però sempre più player come me, come altre agenzie, stiamo chiudendo sempre più clienti, quindi stiamo crescendo sempre di più questo periodo e acquisendo sempre più autorità sul mercato, perciò sarà sempre più difficile essere competitivi. Anche penso che ci sia una logica corporate che si può creare, no? Nel senso che a un certo punto voi prendete delle persone da formare per reclutare gente e voi vi occupate di gestire i clienti più istituzionali, tra virgolette, quelli più grossi, che è esattamente, e a un certo punto riesci a scalare l'attività. E i pesci piccoli, il Luca Romanutti 2009, ad esempio, si presenta a 18 anni tra qualche anno, il mercato è già saturo, o comunque il mercato è molto più concorrenziale. Capisco sì, cosa stai dicendo. Il fatto è che questa cosa la facciamo già con freelancers e anche con la mia agency, quindi i freelancer che io formo alla fine poi diventano anche i miei collaboratori, perché magari gli passo dei clienti, gli passo dei lavori. Quindi diciamo che le agency e i freelancer che già adesso lavorano bene, se hanno continuità nel tempo dei prossimi 2-3 anni, esploderanno a livello di fatturati, eccetera, se ovviamente continueranno ad evolversi. Sarà, diciamo, abbastanza semplice, perché l'interesse è crescente e la maturità anche delle aziende ovviamente col tempo sta arrivando, e quindi chiaramente questo è il momento migliore, una finestra temporale che non sarà aperta per sempre, quindi ha senso assolutamente iniziare subito, cioè adesso, proprio ora, entrare in questo mercato, perché è ancora abbastanza giovane e ci sarà ovviamente spazio per crescere assieme e ovviamente per chiunque in questo momento. Tra 3 anni non lo so. Sarà molto, visto che è molto competitivo, lo sarà ancora di più. Ultima cosa prima di chiudere, facciamo alla Luca Casadei, e questa qua lui fa fondamentalmente una letterina da che Luca aprirà tra un anno, tra 2 anni, magari rifacendo un podcast tra un anno, 2 anni, se avrai 100.000 iscritti su YouTube non lo sapremo. Però intendo dire, la letterina è: cosa ti auspichi per il tuo futuro dal punto di vista prettamente di fatturato, visto che avevi messo delle cose su Instagram, e soprattutto cosa ti auspichi per il tuo futuro dal punto di vista del fatto che ho visto che volevi spostare con la sede fiscale in Portogallo, ad esempio. Quindi cosa auspichi per la tua attività e per il prossimo futuro? Il te tra un anno dove dovrebbe essere? Il te tra 2 anni, non so, tra 5 anni? La letterina quanto la vuoi fare a lungo termine? Allora, diciamo che ho abbastanza chiaro tutto il mio futuro, quello che voglio fare a livello da qua a un anno, da qua a 3 anni, da qua a 5 anni. E non sono semplicemente gli obiettivi buttati così, ma proprio ho un piano da qua al prossimo anno. Facciamo il Luca eccetera. Da qua a 3 anni, che è un piano a breve termine, così il piano a lungo termine lo teniamo per solo per gli hustler del tuo corso. Diciamo che da qua a 3 anni il piano è, e ti parlo a livello di profitto, non a livello di fatturato, perché preferisco parlare a livello di profitto. Condivido pienamente. E da qua a 3 anni sicuramente riuscirò ad arrivare a 1 milione di liquidità, quindi non net worth, che escludendo gli asset, escludendo macchine, case, eccetera, orologi e tutto, liquidità probabilmente saranno
USD, perché sposterò il tutto in America. Addirittura? Sì, sì, sì. Sicuramente avrò società in America, non sarò più residente in Italia già dal 2023. E sì, quindi diciamo che è tutto in piedi, sto adesso effettuando tutte le pratiche per spostarmi all'estero, perché purtroppo, nonostante io ami l'Italia, qua è letteralmente impossibile fare quello che faccio io, e il fatto è la pressione fiscale, che è incredibilmente alta. È uno dei paesi più al mondo per pressione fiscale, l'Italia. Più che altro puoi spostarti, quindi why not? Poi... Sì, essendo che il mio business e anche quello dei miei studenti è al 100% da remoto, quindi possono letteralmente lavorare da una grotta in Micronesia. Esatto, in Micronesia, e fare lo stesso lavoro. È una figata, e quindi questo mi permette di essere al 100% libero di vivere dove voglio. L'Italia mi piace, però purtroppo a livello di tasse è insostenibile, ma anche, diciamo, per fare un salto di qualità, la mentalità qui non è, diciamo, al 100% allineata con quello che vorrei io. In America è totalmente un'altra cosa. Io qua vedo a Udine prettamente le persone, rispetto, sono stato in America, quindi posso dire questa cosa. Io ho notato che a Udine le persone godono se tu fallisci. Però non sto scherzando. Questo in Italia in generale. No, sì, ma prettamente c'è, cioè, questa mentalità del sperare che qualcun altro se la passi peggio di te. Quando in verità, per esempio, in America invece c'è la mentalità dell'imprenditore che si fa e tutti lo stimano. In Italia si stimano gli imprenditori solo quando muoiono. Per esempio, fino al giorno prima erano tutti a rompere le scatole, no? Qua di là, poi l'imprenditore muore, dio dell'investimento, dell'industria, così. Io ho notato questa cosa, cioè che ogni persona che conosco così, che magari mi fa certe domande, noto sempre che c'è quel pizzico di vorrei farlo anch'io ma non ci ho avuto il coraggio, vorrei farlo anch'io ma non ho il tempo, vorrei farlo anch'io ma non ho l'età. E quel sorrisino di speriamo che tu fallisca così io posso continuare la mia vita e dire ho fatto bene a non farlo, perché se l'avessi fatto avrei fallito come lui. E invece, secondo me, cioè, questa mentalità qua è un po' una gogna, no? Perché o fai tipo hater make me famous, nel senso che, come dice Tate, l'hater è comunque qualcuno che passa tutto il giorno a guardarmi, quindi sono la sua persona preferita, e quindi così. Who owns the internet? Sai che dopo partiva con le sue frasi. Oppure uno dice, cavolo, qua nessuno ti fa per me, e quindi niente, uno si arrende, no? Allora, diciamo, cioè, questa mentalità secondo me un po' ti arresta se non sei motivato, eh? Diciamo che fortunatamente io adesso sono circondato da persone con una mentalità molto positiva, che mi spingono a fare di più, io li spingo a volere di più, a essere più ambiziosi e viceversa. Quindi fortunatamente non ho nessuna persona vicino che sia così negativa, nessuno ha un impatto negativo sulla mia vita adesso, quindi sono molto molto selettivo sulle persone che mi circondano. Questo secondo me è fondamentale quando si fa un percorso diverso da quello che si fa solitamente, quindi si sa la solita cosa, superiore, università, lavoro, famiglia, eccetera, eccetera. Quando uno fa qualcosa di diverso viene visto un po' come la pecora nera, qualcuno che si sta sbagliando perché fa qualcosa di totalmente diverso, eccetera, eccetera. E le persone non riescono, anche proprio inconsciamente, ad ammettere che sia possibile fare qualcos'altro. E io questa cosa qui mi dispiace un sacco, però diciamo che è anche un po' un minimo di battaglia mia quella che faccio con le mie risorse. Più che altro sei andato, cioè, tu non hai avuto, hai tolto il piano B, quella volta lì hai cancellato il piano B, avevi solo il piano A, o la va o la spacca, e l'obiettivo era migliorare la tua condizione o comunque prospettarti un futuro migliore da quello che ti si prospettava. Secondo me la cosa fondamentale è stata più che altro il fatto che magari ti abbia consumato, no, questa cosa, perché se non c'era la dedizione, la determinazione e soprattutto essere chini e fare, nobody cares about you, si dice, no? Nessuno gli interessa di te se non prima di tutto a te stesso, no? Quindi sì, bisogna, cioè, secondo me è, adesso al di là di fallisci tra un anno, sei sulla luna tra un anno con Elon, questo non lo sappiamo, però al di là di quello è importante dire che sei passato da guadagnare quei soldi che guadagnavi da Decathlon con il tuo lavoro, che nessuno toglie niente al commesso di Decathlon, però comunque è un lavoro limitante per il futuro, tra virgolette, che è un lavoro che ti dà un cap di possibilità, appunto. Fai quello, punto. Sì, è un lavoro rispettabilissimo. Come tutti i lavori, però nel senso, ovviamente non rispecchia ciò che voglio fare. Non ti stimolava come volevi tu. Adesso guadagnare, come hai scritto nella storia, poi nel senso sarà così, ma guadagnare quello stipendio di un anno in un mese. Cioè, secondo me è abbastanza. Più stipendi di un anno in un mese, cioè, in realtà. Secondo me è assurdo. Cioè, se pensi, è mind blowing proprio come concetto. Cioè, hai fatto un all-in e non è che ti sia andata bene, perché boh, la fortuna c'è sempre, però sì, quanti ce l'hanno fatta? Sì, non so se c'erano altre persone che ci hanno provato con te all'inizio, però sì,
Io non sei la prima persona che conosco che hai avuto proprio un cambio passo, il doppio passo alla Ronaldinho, no? Su quella roba, su da un giorno all'altro hai dribblato la vita. Secondo me è una cosa di cui sono veramente convinto, infatti ce l'ho anche tatuato, è che ciò in cui credi veramente può dare forma, può prendere forma nella realtà, però solamente se sei veramente disposto a fare i sacrifici necessari, fare il lavoro necessario e tutto. Quindi mi dispiace un po' le persone che credono di essere troppo vecchie, troppo giovani, troppi pochi soldi, eccetera, eccetera, per iniziare, perché veramente adesso online non è solamente per i freelancer, ma veramente per qualsiasi cosa. Le informazioni sono veramente alla portata di tutti e poi le opportunità sono incredibili, soprattutto in questo momento qui. Quindi sì, veramente, a prescindere dall'età di una persona, disponibilità economica, eccetera, eccetera, se una persona lo vuole fare adesso, veramente non ci sono scuse per farlo. Sono da testimonianza i miei studenti, le persone che ho aiutato, eccetera, eccetera. Sì, chiudo questa bellissima testimonianza, anche tua, con una citazione di Tate, perché abbiamo parlato solo di Tate, quindi chiudiamo con Tate, che dice che il ragazzo che va in palestra tutti i giorni con la pioggia, con il sole, con il vento, senza avere la voglia di andarci, eccetera, batterà sempre il ragazzo che ci va solo quando ha voglia di andarci. Questo cosa significa? Che il Luca che poteva fare la strada della solita vita, superiori, università, mutuo, figli, casino, batterà, verrà sempre bellissima battuto. Bellissima vita, rispettabilissima, però che magari non ti si addiceva ai tuoi bisogni personali in quel momento, e quindi batterà sempre e verrà sempre battuta dal Luca invece, che ha scelto di prendersi la sua vita in mano e di scommettere tutto su un sogno, che magari lo consumerà e lo porterà alla rovina, come potrebbe portarlo sulla luna, questo non lo sappiamo. Io però, Luca, io sono abbastanza convinto che... Io ti auguro il meglio, perché non sono uno di quelli, appunto, come si usa qua, che sperano che fallisci, appunto. E ringrazio tutti per la visione, se siete arrivati qua, droppate un commento e un'iscrizione. Veramente buio adesso. Adesso è buio, però la tua si vede ancora qualcosa. Dai. Grazie. Ciao, ragazzi, fate bravi, mi raccomando, seguite LightGreme su Instagram. Seguite Luca Romanutti su Instagram, Luke Romanutti su Instagram. Esatto. Vi lascio il canale in descrizione, quindi passateci anche solo per vedere di cosa si occupa. Siete arrivati fino a questo punto, scrivetemi un messaggio su Instagram. Vi ruberà tutti i soldi dal vostro account PayPal. Scrivetemi, no, sinceramente, su Instagram, perché mi fa piacere. C'era un mio amico che oggi mi ha detto che ero con te e mi ha detto che vorrebbe conoscerti, quindi okay. Sei già famoso nella nostra cerchia, dai. Ci sarà la sua visualizzazione. Dai, grazie mille, piacere. Luca, è stato un piacere. Grazie a te.